Ora ti do una cosa buona che ti fa passare tutto. La cura dei bambini non è un gioco. Per le famiglie colpite dalla crisi economica o che fuggono dalle guerre e dalla povertà, la salute dei propri figli diventa un lusso. Il 20 novembre, giornata mondiale dei diritti dell'infanzia. Vieni in farmacia. Puoi acquistare farmaci e alimenti per bambini. Li doneremo a enti che aiutano l'infanzia in Italia e in Haiti. Trova le farmacie aderenti su fondazionefrancescarava.org. Andiamoci. Eccoci qua, buongiorno a tutti, bentrovati. Inizio particolare quest'oggi. Beh, abbiamo visto uno dei volti, un volto molto gradito, direi. Martina Colombari. La ex Miss Italia, stavo per dire vecchia Miss Italia, ma ancora giovane, è anche giovane, se Miss Italia penso a 20 anni fa. E soprattutto molto impegnata a favore della solidarietà. Abbiamo voluto iniziare con un'iniziativa particolare quest'oggi, con l'iniziativa In Farmacia per i Bambini, che è una delle tante proposte in occasione quest'oggi del 26esimo anniversario della firma della Carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che è stata approvata dall'ONU 26 anni fa. Infatti oggi è proprio la giornata mondiale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e come sappiamo ci sono tantissimi bambini, ma non bisogna andare per forza nel terzo mondo. Anche diciamo in Italia, così. Soprattutto nel Anche sud Anche in Italia ci sono d'Italia. tante differenze ed è proprio per questo che la Fondazione Francesca Rava sta facendo un lavoro egregio da qualche anno a questa parte. È il terzo anno che organizza questo evento e sta coinvolgendo sempre più farmacie in tutta Italia. Pensa, sono arrivati all'incirca 1120 farmacie. Leggiamo i dati su Verona, sono aumentate rispetto all'anno scorso, quindi questo dice della sensibilità non solo delle farmacie ma anche di tanti volontari che si troveranno appunto nelle farmacie a raccogliere appunto prodotti e materiale per l'infanzia e per i bambini. Ma noi vogliamo saperne di più con la nostra ospite Emanuela Ambrec, referente proprio del progetto Farmacia per i Bambini. Buongiorno Emanuela. Sì, buongiorno, saluto a tutti. Buongiorno. Buongiorno. Si trova in qualche farmacia? In questo momento sono in fondazione e insomma sto rispondendo alle tante telefonate di volontari, farmacisti, persone che chiedono informazione e che sono oggi in prima linea in questa bellissima iniziativa. Siete carichi, c'è fermento, agitazione immagino. C'è molto fermento, come può sentire da sottofondo, c'è molto fermento. Bravi. Ma allora innanzitutto cosa si può raccogliere? Le persone che vengono in farmacia troveranno innanzitutto qualche volontario forse che spiegherà e poi... Sì. Sì, allora troveranno il volontario, troveranno i nostri volontari, volontari del territorio, a volte gli stessi farmacisti, che spiegheranno loro che oggi è la giornata mondiale dei diritti dell'infanzia, ossia si ricorda che molti anni fa, nell'89, è stata firmata a livello internazionale delle Nazioni Unite una convenzione che dovrebbe garantire in tutto il mondo i diritti ai bambini, cosa che purtroppo non avviene in gran parte del mondo. E quando si parla dei diritti base, come il diritto alla vita, il diritto alla famiglia, il diritto all'istruzione e alla salute. Quindi troveranno questi volontari che distribuiranno loro la Carta dei diritti all'infanzia e li inviteranno, se hanno desiderio, a partecipare in maniera attiva acquistando un prodotto, un farmaco da banco oppure anche un prodotto baby care, che noi intendiamo latte, pannolini, biberon, che verranno donati a un ente sul territorio che si occupa di infanzia. Ecco, infatti, nello specifico, quali enti beneficeranno di questi prodotti? Allora, beneficeranno quasi 250 enti sul territorio, che sono in gran parte centri di accoglienza per bambini in attesa di affido, oppure bambini con le loro mamme, quindi case mamma bambini, oppure case famiglia, che sono strutture distribuite su tutto il territorio che negli anni pian piano siamo andati a conoscere. E poi anche il nostro ospedale pediatrico San Damiano in Haiti. Dio solo sa quanto bisogno c'è anche in questa realtà, che alla fine esistono, ma per il fatto che esistono non è scontato che abbiano il materiale di cui hanno bisogno per curare i bambini. Assolutamente sì. Allora, queste sono delle realtà meravigliose che appunto, come dicevo, abbiamo conosciuto in questi anni. Sono realtà di cui si sa poco, dove bambini in grande difficoltà vengono assistite da strutture estremamente efficienti che li aiutano in tutto, per cui dall'assistenza alla salute, alla gestione della scuola, alla gestione delle attività extrascolastiche e tutto. E queste strutture sono in parte sostenute dalle delegazioni anche loro, in parte dallo Stato, ma lo Stato spesso non riesce a coprire le necessità e quindi le quote che vengono date non sempre riescono ad assicurare quello di cui hanno bisogno. Quindi in questi anni abbiamo avuto un grossissimo riscontro da parte di questi enti e un grandissimo ringraziamento per quello che hanno ricevuto da noi, proprio perché ci sono centri, ad esempio mi viene in mente un centro di accoglienza a Prea, a Genova, che
che è un quartiere che assiste stranieri, dove grazie a noi tra gennaio e giugno del 2015 hanno potuto distribuire più di 1000 pasti latte. E quindi questo per dire come questa iniziativa va a impattare sulle necessità del territorio. Beh, complimenti per questa iniziativa, veramente. Ma anche a tutti i sostenitori, come dicevamo in apertura, grazie ai numerosi volontari che ogni anno insomma danno la propria disponibilità. Quest'anno sono circa 1800 e ci tengo a dare un ringraziamento enorme, perché senza di loro non potremmo svolgere questa iniziativa. I volontari sono in parte volontari nostri, padrini e madrini dei nostri bambini delle nostre case nei PH, ma sono anche persone del territorio, persone delle aziende. Molto semplice diventare volontari in questa giornata. Anche perché c'è la possibilità di iscriversi direttamente da internet, quindi l'avete reso molto l'application agile. L'application si può fare direttamente sul sito. E poi cosa c'è? Una mini formazione, immagino. Sì, esatto, poi c'è una mini formazione, noi prepariamo quello che noi chiamiamo Vademecum, che è un po' l'elenco di tutte le cose che devono essere fatte quel giorno, per cui lo inviamo, abbiamo un tutorial, quindi un breve video che spiega che cosa fare, e poi in alcuni territori dove c'è possibile li raggiungiamo i volontari e spieghiamo esattamente quello che si svolgerà quel giorno. Bene, Emanuela, noi terminata la trasmissione ci recheremo subito in farmacia per sostenere la fondazione. Proprio questo oggi, invitare le persone ad andare in farmacia, possono andare sul nostro sito www.nphitalia.org e trovare l'elenco delle farmacie aderenti nelle varie province. Più le persone vanno, più raccogliamo e più bambini aiutiamo. Grazie mille per il vostro impegno. Grazie a voi, bocca al lupo. Anche a voi buongiorno. Ciao.